a tutti voi. Questo è il, diciamo, secondo evento in presenza a distanza di pochi giorni ed è un evento che riguarda la Fondazione Carlo e Marise Bo. Allora, voi sapete che il rettore dell'Università di Urbino è anche presidente della Fondazione Carlo e Marise Bo. Quando sono stato eletto rettore, tutti voi sapete che sono un biochimico, in realtà quando il mio pensiero è andato alla fondazione, immediatamente il pensiero è andato al professor Giovanni Bogliolo, di cui poi dirò qualcosa, ma prima di dire qualcosa di Giovanni Bogliolo voglio dire qualcosa di Carlo Bo, perché io sono entrato all'università davvero giovanissimo e vorrei citare soltanto tre momenti caratteristici di questo legame davvero profondo con Carlo Bo. Il primo nasce quando io giovanissimo lavoravo nell'Istituto di Chimica Biologica. I primi 15 anni della mia attività di ricerca hanno riguardato lo studio dei meccanismi molecolari responsabili della rimozione dei globuli rossi. I globuli rossi hanno una vita di 120 giorni e tutte le mattine io sapevo prelevare il sangue da qualche collega perché serviva per gli esperimenti. Poi una volta la professoressa Da Cami mi dice: c'è da fare il prelievo al rettore. E allora vado, è andata bene, il primo rilievo è andato bene e questo è continuato nel tempo. Allora questo è stato un rapporto che mi ha portato ad un percorso privilegiato. In che senso? Lo devo spiegare perché altrimenti potrebbe non essere interpretato in maniera corretta. Nel senso che io giovanissimo mi ritrovavo nella sala d'aspetto insieme a professori che hanno fatto la storia della nostra università, autorevolissimi, inutile che citi dei nomi, ma che tutti noi sappiamo che hanno caratterizzato la vita di questo Ateneo, e ero in attesa perché il bidello mi chiamava per portare i risultati al magnifico rettore. E effettivamente da lì, poi lui era, Carlo Bo, molto curioso, quindi mi chiedeva sempre tante cose, quindi molte volte si soffermava mentre altre persone autorevolissime attendevano di incontrarlo. Il secondo passaggio è stato quando io, impegnato nella mia attività di ricerca, ero frequentemente 3-4 volte all'anno negli Stati Uniti, lui mi chiama un giorno e mi dice: Stocchi, con quel tono di voce che qui vedo Gianfranco Rossi, Ursula, cioè persone che sono state molto accanto a Carlo Bo, dice: da domani tu devi fare il direttore dell'ISEF, il presidente del consiglio di amministrazione. Allora Carlo Bo non si poteva dire no, ho detto: bene, magnifico, l'unica cosa che ho saputo dire. E da lì davvero nasce un rapporto molto più stretto. Ovviamente erano passati anche degli anni e lui vuole che io faccia parte della commissione del ministro Berlinguer per la trasformazione dell'ISEF in facoltà di scienze motorie. E da quel momento davvero il rapporto è diventato davvero più importante. Spesse volte mi recavo a Roma, mi mandavo a Roma, e devo dire che tante persone al Ministero dell'Università le ho conosciute grazie al fatto che Carlo Bo mi mandava. Poi c'è stato un ultimo passaggio, vado davvero rapido, il 28 di giugno del 2001. Il 28 di giugno del 2001 lui il pomeriggio parte per Sestri, dopo qualche giorno avrà la frattura del femore, però lui il 28 giugno del 2001 viene per inaugurare l'Istituto di Ricerca sull'attività motoria. Qua ricordo Gianfranco Rossi, professor Giovanni Bogliolo e altre persone presenti, Livio Sicchirol e tanti altri. Dico questo perché negli ultimi anni Carlo Bo non si muoveva più, non andava nemmeno più al Senato, e io ho sempre interpretato davvero come un gesto di particolare affetto il fatto che lui abbia trovato un momento per venire a questa inaugurazione di cui era rimasto molto molto contento. Quindi quando
mi sono reso conto del patrimonio contenuto in questo palazzo, di tutto ciò che lui ha donato. Voi tutti sapete che questa biblioteca, tutto ciò che è conservato qua, che Carlo Bo ha donato, è seconda soltanto a quella di Spadolini che ha il Senato. Quindi è un patrimonio che ha una valenza internazionale. Inoltre si trova in un palazzo straordinario, che questo è appartenuto a Federico. E qui ci sono i tratti dell'Aurana. Quindi io da un po' di tempo che mi trovo in una qui, ospite del palazzo, in attesa che si completino i lavori a Palazzo Bonaventura. Conto, speriamo, per la metà di ottobre di inaugurare la nuova sede del rettorato presso Palazzo Bonaventura. Nuova sede del rettorato che nacque da un'idea dell'architetto De Carlo per il rettore Carlo Bo, ma che poi non fu possibile realizzare. Devo dire che, grazie a Dio, grazie alla collaborazione di tanti, credo che a metà ottobre inaugureremo la nuova sede del rettorato, dell'Aula Magna. Stanno facendo un lavoro straordinario, ma avrete la possibilità di vedere il lavoro che è stato fatto in questi anni. Dicevo prima che quando sono stato eletto rettore, il professor Bogliolo mi chiamò e disse: Wilberto, avrei piacere di fare un salto da te. Immediatamente concordammo e la prima cosa che mi chiese, dice: Wilberto, che intenzione hai della Fondazione Carlo e Marise Bo? E io ho detto: ascoltarti. Ed è stato così. Ed è stato così perché io devo dire, lui era direttore del comitato scientifico, ha seguito tutto. Vi devo dire che tutte le volte quando c'erano nomi che dovevano essere indicati per continuare in questo lavoro importante e prezioso, ecco, lui era sempre pronto a dare un'indicazione davvero che era la migliore, come credo lo è stato nel caso del professor Carlo Maria Ossola, perché è stato proprio lui. Dice: ma perché non chiedi a Carlo Maria Ossola di fare il direttore, di accettare di fare il direttore nel comitato scientifico della Fondazione? Lui ne fu entusiasta. Quindi io devo dire che questi due legami, il legame profondo con Carlo Bo, il legame stretto con il professor Giovanni Bogliolo, hanno un po' caratterizzato anche il mio impegno di rettore per la Fondazione Carlo e Marise Bo. Questa sera noi siamo qui per qualcosa davvero significativo. Carlo Bo, il Palazzo Ducale, parole e immagini delle stanze. E questo suo scritto che poi sentiremo. Intanto io devo ringraziare chi ha ideato tutto questo, ovviamente la professoressa Tiziana Mattioli, però dalle idee bisogna poi concretizzare. Allora io devo ringraziare Massimo Raffaelli e Paolo Semplucci, perché poi hanno dato davvero concretizzato questa bellissima idea che poi potrete tutti ammirare. E allora, partendo da questo scritto che ha avuto una grande diffusione, ecco, attraverso lo scritto, le parole, le immagini, noi oggi coglieremo dalle parole degli autori il significato profondo di questa mostra fotografica, del significato profondo. Volevo citare un altro aspetto importante. Carlo Bo ha avuto sempre un legame stretto, forte, con la città di Urbino. Un legame che potremmo dire che non ha avuto termine, che continua ovviamente attraverso tutte le opere, il lavoro, quello che stiamo facendo in questo istante è una testimonianza. Ecco, perché riteneva così importante che diciamo, le persone che in un qualche modo erano chiamate a ricoprire i vari insegnamenti, i vari professori delle varie discipline, in un qualche modo dialogassero in maniera efficace con la nostra città. E questo è stato possibile e questo sta continuando. Basta ricordare solo l'impegno di Ursula Vogt, della professoressa Ursula, per
queste lezioni che ha seguito sempre con tanta passione, le lezioni Urbinati, con tanta passione, con tanto amore, ma anche le iniziative che in un qualche modo hanno stimolato giovani ad interessarsi di questa realtà importante, una realtà che ovviamente si sta arricchendo e che io spero proprio che possa continuare. L'ho detto qualche giorno fa quando abbiamo avuto il consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo e Marise Bo, ci sono tante cose da fare per mantenere questo gioiello, renderlo sempre davvero più prezioso, ma soprattutto più fruibile, perché qua abbiamo Marcella Peruzzi che in qualche modo, devo dire, con grande attenzione si è presa cura. Devo dire che qui se io penso a tutte le persone, ma è chiaro, la professoressa Ursula Vogt è parte di sé questa realtà, ma devo dire che Marcella Ursula ti ha seguito, perché quando si parla di questa fondazione è come se parlassimo di qualcosa che invece le appartiene. E così il lavoro prezioso della professoressa Tiziana Mattioli e di tutti, Roberto Danese, Salvatore Ritrovato, Antonella Negri, cioè tutti coloro che, ma tutti, non voglio tralasciare nessuno proprio per questo lavoro prezioso che è stato fatto. Quindi io vi ringrazio davvero molto, perché questo momento cade il 22 di settembre e a breve, il 31 di ottobre, il mio mandato termina. Per me è stata una grande esperienza dedicare anche un po' di tempo alla Fondazione Carlo e Marise Bo, e di questo davvero sono molto molto contento, ma soprattutto di questo vi ringrazio. Grazie al magnifico rettore. Quando dice tutti, effettivamente ci dà sempre un senso di commozione, almeno personalmente, perché posso dire che lavorare all'Università d'Urbino sentendosi eredi di questi grandi personaggi, non solo quasi diciamo contemporanei, ma anche quelli come Federico Montefeltro, come Laurana, si sente partecipi di una storia, di una tradizione che dobbiamo avere abbiamo il dovere di mantenere e di proseguire. Sicuramente la mostra di oggi va in questa direzione, per unire nella storia e nella contemporaneità le grandi tradizioni culturali ed estetiche di questa città. Vedevo da di sopra che da una stanza si vede il Palazzo Ducale e dall'altra si vede il Mausoleo dei Duchi. E questo punto quindi della città è idealmente un trade union tra queste dimensioni del passato che ci appartengono in quanto urbinati, ma probabilmente anche non solo. E adesso, per dare corpo a questa mostra e dare parole, do la parola al professor Massimo Raffaelli, che tutti conoscete, critico e filologo, che ci darà le parole che sentiremo anche poi all'interno della mostra, e ci darà quindi l'introduzione ideale a questa mostra. Grazie. Buonasera a tutti e grazie veramente di cuore di questo invito, e ringrazio in particolare il rettore magnifico, perché è un grande privilegio e anche una responsabilità molto forte parlare in un luogo come questo, che è davvero il cuore di questo palazzo, perché non l'avevo mai visto per caso. Qui c'è la zona della letteratura francese, che è proprio il cuore del cuore di questo straordinario lascito patrimoniale. E questo è un palazzo che davvero somiglia all'opera di Carlo Bo, perché la sua costruzione è una costruzione cosmica, cioè ordinata. Noi veniamo da un secolo che Bo ha conosciuto militando nella cultura di questo secolo. Veniamo da un secolo in cui la biblioteca spesso e volentieri è la biblioteca di Babele, cioè una biblioteca di segmenti irrelati, di una viabilità sempre divergente e difficile. Beh, l'opera di Bo assomiglia alla sua stessa biblioteca, perché è un cosmo, dunque per etimologia, un insieme straordinariamente ordinato e percorribile, ma è un cosmo. E il cosmo, ci insegnano i grandi maestri dell'umanesimo rinascimento, è un ordine
in cui il centro è dappertutto e i confini non si vedono da nessuna parte, così come davvero qualsiasi lettore coglie il fatto che in tutte le pagine di Bo, anche quelle che affidava, come tutti i critici militanti, a situazioni che non potevano che essere occasionali, c'è tutto quanto Bo, che ha un tratto di unicità nella cultura non solo italiana del Novecento. E questo non lo sottolineo certo io, uno dei suoi grandi interlocutori, Bo ha avuto interlocutori, c'è un libretto di un maestro di questa università curato da lui, Pino Paglioni, che io voglio ricordare, di dediche, ed è veramente lo specchio ustorio di questa straordinaria personalità, perché troviamo anche da Vicente Alejandre, che era un poeta allora clandestino, quasi clandestino della generazione del 27 nella Spagna franchista, a uomini che potevano essere antipodi a lui, come Sanguinetti, Franco Fortini, no? Ma anche nel dissenso c'era questa enorme ammirazione, quindi non poteva esserci che il rispetto. Beh, l'opera di Bo è unica perché non credo esista letterato nel Novecento, neanche i suoi grandi interlocutori che hanno sottolineato questo, penso a Albert Béguin, ma soprattutto a Jean Starobinsky, che ha introdotto l'antologia terminale da Rizzoli che porta il suo titolo canonico, cioè Letteratura come vita. Beh, per essere un letterato, quando Bo scrive, sembrano non esserci considerazioni filologiche, di storia della lingua, inquadramenti testuali, eppure c'è tutto. Questo tutto è sempre metabolizzato e fatto parlare da una risonanza interna, uno dei suoi auctores, anzi una delle sue auctoritates era Sant'Agostino, e da questa risonanza interna parla qualcosa che è molto difficile nominare dopo il secolo di Freud, è una parola temeraria, la coscienza, lo spazio drammatico che può avere anche la forma di una mite, ma neanche così mite, colluttazione, è quello della coscienza, cioè della sostanza umana. È questo che fa simili tutte le pagine che noi casualmente possiamo pescare da questo cosmo, dal foglio affidato, no, a un giovane poeta per avvalorarlo, ai grandi saggi che ha scritto sugli autori più suoi, García Lorca, oppure appunto i francesi. Penso a Mauriac, per esempio, penso a Bernanos, di cui ha letteralmente imposto la traduzione in Italia, ma la sua bibliografia è così sterminata appunto che le citazioni sarebbero infinite in questo caso. Quindi l'idea del cosmo e di un cosmo ordinato, l'idea di questa sua testualità è l'altra faccia di questa straordinaria e, devo dire come utente, fruibilissima biblioteca. Per un principio forse dell'eterogenesi dei fini, questi libri sono così ordinati che sono persino consultabili e accessibili. Quindi è un luogo che fa, lo dico davvero, come utente, eccezione rispetto a una intransitività, diciamo, per non dire altro, del sistema bibliotecario italiano. La Stimmung, come si dice, la grana della percezione del mondo di Bo, si parla sempre giustamente del suo cristianesimo, no? Che comporta naturalmente una quota di fede, quindi di certezze, ma è venato, ricaricato, sobillato completamente dal dubbio, e questo ce lo fa fraterno e fa sì che, per paradosso, anche spiriti totalmente laici o francamente atei, suoi compagni di via sono stati Pierpaolo Pasolini, per esempio, per città, che difese in tribunale in anni molto difficili al processo per Ragazzi di vita nel 55. Beh, tu lo senti fraterno, e lo senti fraterno perché la sua pagina è capace di lievitare anche in zone che alcuni di noi, anche modestamente chi scrive, non sentono
la zona della fede, e però sentono la zona del dubbio, e in questo c'è un'intersezione che qualsiasi lettore può cogliere. E devo dire che la sua scuola è stata fedele, in molti casi, alla lezione di questo grande maestro che non si è mai posto, credo, il problema di fondare una scuola, di avere dei discepoli in una forma militarizzata e organizzata, come pure, lo sappiamo tutti, l'Accademia in molti, forse troppi casi, prevede. E anch'io mi associo nel mio piccolo, davvero di cuore, nel ricordo di un allievo che gli è stato fedele, non nella lettera del testo, perché erano due persone molto diverse, ma nello spirito, cioè Giovanni Bogliolo, che è stato un grandissimo francesista ed è stato la voce per molti di noi, è la voce italiana di tutta una serie di autori che vanno, scusate se è poco, da Zola a Romain Gary. Quindi questo è, da parte mia, detto veramente di cuore. Un ultimo punto che vorrei sottolineare, che probabilmente discende dai due che ho cercato così molto all'ingrosso di segnalarvi, prima di passare appunto la parola alla professoressa Mattioli, cui si deve integralmente l'allestimento di questa mostra. Personalmente ho semplicemente, con grande cautela, con grande prudenza, spero di non avere fatto danni, ridotto, come si dice, un testo magnifico di Bo su Palazzo Ducale, dei tre o quattro che ha firmato. È stato scelto quello che forse dava più un'idea rotonda, circolare, di questa sua testimonianza. No, non è un caso che c'è uno stereotipo, un luogo comune, ma fondato, come tutti i luoghi comuni, che è l'ultimo dei Montefeltro. Cioè che il suo sguardo era, che Urbino per lui era davvero la polis, non semplicemente un luogo della bellezza rinascimentale. E quel testo parla, corrisponde, risponde alla domanda: che cos'è una polis? E questo luogo è il primo luogo del pianeta che ha trasformato una struttura difensiva, aggressiva, il castello, in un palazzo accogliente. E accogliendo, in termini davvero cosmopoliti, artisti delle Fiandre, di tutto ciò che noi sappiamo. Bene, mi sono limitato a questo e a dare, per vecchissima esperienza di Radio Rai, se non altro, la mia voce, debitamente brunita da decenni di fumo, insomma, e spero che questa non sia così troppo incombente. L'ultimo punto è che Carlo Boe e la sua biblioteca, sono un caso davvero raro di umanesimo, una parola che è stata bestemmiata persino da tutti i regimi totalitari. E quindi una parola che noi dobbiamo usare con grande metodica cautela, ma è una parola straordinaria. E Carlo Boe, così come somigliava a questo luogo, a Carlo Boe somigliava a questo epiteto, quello di umanista. E se ripenso a quell'idea che come lettore ho io della sua scrittura cosmica, a costellazione, diciamo così, mi viene in mente qual è la prima codificazione, se io non vado errato, di tutto questo. Si deve, il professor Danese adesso mi perdonerà se mi avventuro letteralmente in un settore che non è il mio, ma nell'Etica Nicomachea Aristotele parla di megalopsichia, che nell'antichità, persino Dante, al Limbo, parla di spiriti magni, ma poi subito questa parola si è eccessivamente, lo dico senza polemica, cristianizzata, per cui noi quando parliamo di magnanimità e poi di magnanimità intendiamo generosità. No, più semplicemente è la capienza d'animo, è la capacità di accogliere e di testimoniare le cose del mondo e gli esseri umani. Beh, io penso che Carlo Boe ha assolto, come meglio non si sarebbe potuto, a questo compito che si era dato fin dall'inizio del suo lungo percorso. Vi ringrazio veramente di cuore. Buona visione della mostra. Grazie.
Professore, ci sta davvero portando al pathos giusto per arrivare alla visita di questa mostra, grazie. E adesso, per fare un altro passo ulteriore, do la parola al professor Paolo Semprucci, che è l'autore di queste foto che ci aiuteranno a entrare ancora di più nel rapporto tra Carlo Bo e il Palazzo Ducale. Prego. Dunque, la ringrazio, ma professore, per me è un termine un po' rubato, insomma, ecco, per cui quindi abbia pazienza, lei è molto, molto cortese. Io ringrazio naturalmente tutti i presenti e soprattutto la Fondazione per avermi dato la possibilità di esporre il risultato delle mie fotografie in un luogo così prestigioso. Ringrazio naturalmente il Rettore per essere presente e per aver accolto questa iniziativa con benevolenza, diciamo così. Sono debitore alla professoressa Tiziana Mattioli di un numero di telefonate infinite, di discussioni infinite durante soprattutto il periodo del lockdown, e soprattutto quello di avere lanciato una sfida che è stata lanciata a mezzo di Marcello Di Bella, che non è potuto essere qua, che mi incontrò un giorno lungo il corso, aveva appena visto una mia esposizione di fotografie che riguardava, che era finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio, scusate, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, che riguardava il rilievo fotografico dell'ex convento di San Domenico di Pesaro, un lavoro che era durato anni, un rilievo fotografico molto, molto intenso, a cui aveva partecipato l'architetto Canali di Parma. E, per cui ho accolto questa sfida anche con un certo tremore, insomma, ecco, perché la sfida non era quella di illustrare, perché illustrare non sarei stato capace, non sono abile a illustrare il pensiero. La sfida era quella, se volete, di ridurre ad immagine un pensiero, e questa è una sfida veramente molto, molto complessa. Io mi sono adoperato in una lettura smodata del testo di Bo, e mi ha aiutato anche, devo dirvi la verità, un libro di Rosario Assunto che si intitola La città di Anfione e la città di Prometeo, un testo molto bello che riguarda la città e il problema urbano, in cui si tratta molto a lungo della città ideale di cui parlava, della città dell'umanesimo di cui parlava il professor Raffaeli. Quelle che vedrete sono delle fotografie molto faticose, nel senso che non sono quelle fotografie che potete immaginare, vengono fatte, insomma, come delle snapshot, insomma, ecco, ma sono fotografie che hanno richiesto molto tempo di preparazione e molti sopralluoghi, e nascono, si fondano su un'idea, su un doppio registro, in cui in un registro basso c'è la passeggiata di Carlo Bo, che lui era abituato a fare a fine della sua giornata lavorativa, e di questo, di questa suggestione sono debitore naturalmente della professoressa Mattioli, che mi raccontava, insomma, questa abitudine, insomma, del professor Bo di percorrere, insomma, questo percorso lentamente. E questo registro basso lo trovate nelle fotografie in formato quadrato, ci sono una serie di fotografie in formato quadrato in cui io non cerco di osservare quello che poteva osservare Bo, ma cerco di incontrarlo e mi piazzo in alcuni crocicchi con la mia attrezzatura pesantissima, insomma, e aspetto che succeda qualcosa. Alcune volte passa uno spirito, alcune volte passa una studentessa, e via dicendo, insomma, fino a creare un tappeto, una specie di pedale musicale, non so se posso utilizzare questa metafora, insomma, una specie di bordone, forse il termine più corretto per quanto riguarda la musicologia, più che pedale, insomma, però una nota lunga, insomma, che sostiene il discorso. Poi naturalmente c'è la scoperta degli interni del Palazzo Ducale, perché
il discorso di Bo mi sembra che sia un discorso che riguarda gli interni, cioè risolve il problema dell'immagine del Palazzo Ducale con un termine per sempre, l'urbino per sempre. Lui parla di un urbino per sempre, che poi è quella che vedete tradotta in fotografia nel piccolo pieghevole che vi viene consegnato, insomma. E c'è poi un viaggio all'interno, che è un viaggio in salita, naturalmente, che passa attraverso lo scalone dell'Aurana, insomma. Ci sono delle piccole scoperte che faccio rispetto alla città interna che c'è all'interno del palazzo, perché c'è una città interna, ci sono delle prospettive urbane interne nel palazzo, insomma, che mi hanno sicuramente sorpreso, ecco, fino ad arrivare allo studiolo, insomma, che viene visto, non viene da me attraversato, ma viene solo visto da distante. Mi fermo sulla soglia e lo rappresento come una piccola grotta, uno speco, diciamo così, insomma, un luogo in cui ci si può anche riparare, un luogo in cui comunque è difficile entrare, insomma, ecco. Io avrei finito, vi ringrazio tutti, l'amministrazione, il comitato scientifico e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, naturalmente. Grazie. Adesso la parola a colei che ha proprio voluto e portato avanti con grande dedizione e merito questa mostra, la professoressa Tiziana Mattioli. Prego. Ma il merito non è solo mio, perché il nostro comitato scientifico, volevo dire, il merito non è solamente mio. Perché il nostro comitato scientifico, grazie anche all'esempio e alla dedizione di persone che hanno in cura questa realtà, si è disposto nel corso degli anni ad una serie di iniziative possono apparire non strettamente legate all'attività di ricerca, ma sono invece una diversa angolatura della ricerca, quindi uno sguardo comunque sempre esegetico e di interpretazione. E perciò questa iniziativa non la sento semplicemente mia, ma la sento anche sostenuta dalla spinta del Comitato Scientifico, a cui appartengo e che qui è rappresentato da molti amici. Oltre a questo, tengo anche a dire che se siamo arrivati a definire, completare ed esporre questo nostro dissimile percorso di ricerca, il merito grande è anche del nostro rettore, nonché presidente della fondazione, nonché, mi permetto di aggiungere, per quasi un paio d'anni direttore scientifico, perché noi siamo stati per un lungo tempo in una vacanza di direzione e qui sempre il professor Stocchi ha, non tanto con interventi diretti, ma con un sostegno che arrivava per energia e per liberalità, sostenuto ogni nostra iniziativa. E anche in questo caso l'input a portare a compimento un progetto che, come sa bene la nostra segretaria e guida Marcella Peruzzi, ha già una lunga storia, da un primo abboccamento che c'era stato appunto col professor Bogliolo e poi la realizzazione, la ricerca, la realizzazione, insomma, sostenute sotto lo sguardo del professor Stocchi, al quale mi sento davvero di dedicare questa mostra,
con affetto e con riconoscenza. Non è soltanto poi questa la dedica, perché c'è un'altra dedica meno vistosa, non meno importante, che riguarda la recentissima ristampa insieme ad una collega ed amica che è Anna Teresa Ossani, è la ristampa degli scritti di Bo su Raffaello in questo cinquecentenario così importante, che abbiamo peraltro restituito, e anche qui bisogna dire grazie al rettore e grazie al nostro nuovo direttore scientifico, il professor Ossola, ecco, abbiamo restituito attraverso questo piccolo quaderno che inaugura una collana di studi della Fondazione. Sarà una palestra per gli studi dei giovani che attraverso le borse di studio frequentano questa biblioteca per stampare le lezioni Urbinati, prestigiose lezioni Urbinati che si sono anche già tenute e che si terranno, e anche per stampare scritti di Bo marginali o invece in pienezza. Abbiamo voluto cominciare, nel caso di Raffaello e nel caso di Federico da Montefeltro, con questi testi che definiamo divulgativi, ma soltanto per intenderci, perché sono comunque scritture altamente esegetiche. Ci è sembrato dunque in questa progettazione, e mi sembra anche in questa doppia dedica al professor Stocchi, di raccogliere una eredità grandiosa, non semplice, che Bo ha lasciato e che per primo credo raccolga ogni rettore di questo Ateneo, perché se Bo forse si confrontava, come io penso leggendo il testo dedicato al Palazzo Ducale, quotidianamente con Federico, con quello che rimaneva vivo e aleggiante del suo spirito, ogni altro rettore dopo di lui si è comunque dovuto confrontare tanto con lo spirito federiciano quanto con lo spirito di Bo. Modelli di riferimento, modelli da emulare, modelli non soltanto culturali ma civili. Qui siamo in una civitas che, come ha detto benissimo il professor Raffaeli, insomma, è una totalità, e in ogni pagina di Bo questa totalità noi la sentiamo vibrare e sentiamo che ci riempie, anche in queste pagine che lui ha prestato con grande franchezza e con grande liberalità ad un, chiamiamolo, esercizio improprio, perché lo scritto dedicato al Palazzo Ducale ha avuto la sua prima occasione editoriale in una guida turistica della città stampata dalla De Agostini. È stata quella la sede, e quella guida, poi tradotta in molte lingue, ha girato per tutta l'Europa ed è arrivata fino al Canada. Quindi è un testo di divulgazione intenzionale e reale nello stesso momento. Ma questo modo che Bo ha di raccontare il palazzo mi è sembrato di poterlo interpretare anche come una autobiografia. C'è sempre in qualche misura nella scrittura di Bo una proiezione del sé, una linea autobiografica, tanto che per la sua scrittura critica si parla appunto di una lettura, cioè di un coinvolgimento profondo, intimo, con l'autore di cui si parla, il testo di cui si parla. Quindi uno sguardo inclusivo, un atteggiamento inclusivo, sempre. Nel caso del Palazzo Ducale, il racconto di Bo sembra quasi una autobiografia. Ho pensato spesso a questa esperienza che lui ha vissuto inizialmente arrivando a Urbino nel 1938, quando il palazzo era
inagibile, era in disuso, era utilizzato nelle maniere più improprie, come deposito del sale, come carcere, eccetera. Che cosa abbia potuto dirgli questo edificio, con quale voce abbia potuto parlargli, quale eredità gli abbia come dire, esposto nella, con la sua costante immanenza. E questo dialogo inevitabile e ininterrotto col Palazzo Ducale, quindi con Federico, io penso che siano stati alla base del rettorato di Carlo Bo e che siano comunque alla base anche del lavoro dei successivi rettori, che si sono comunque sempre confrontati, e nel caso di Virberto Stocchi in modo particolare, con le esigenze dell'Ateneo e anche della città. Quindi questa mostra, insomma, percorre queste strade, questi significati, si è resa possibile grazie ad una vasta serie di collaborazioni che, mi piace dire così in maniera sintetica, rappresentano veramente il senso di questo Ateneo nei modi di rapporto che si istituiscono tra le persone, che non sono soltanto naturalmente i docenti, che non sono soltanto gli studenti, ma sono inevitabilmente anche le persone che passano per questa città e che raccolgono comunque questo spirito e questa eredità. Questa facilità di incontri, e incontri profondi, insomma, no? Progettuali, emotivi, come posso dire, anche di passione, di energia, sono stati sempre possibili qui in Urbino. Vedo il mio maestro, è una lezione che anche lui mi ha dato e lo saluto caramente. Ma sono ancora possibili in questa città. In un momento quasi, diciamo così, di mia difficoltà, perché il periodo è stato quello che tutti conosciamo ed è inutile ribadirlo, insomma, ricordarlo. Quindi in un periodo così di dubbio e di slittamento della progettualità, avere trovato attorno l'input sicuro e anche energetico del rettore e la collaborazione di un numero di persone che anche vedo qui e che vorrò ricordare, mi permetterete di ricordare perché se lo meritano, hanno veramente consentito di superare ogni difficoltà, perché questa possibilità di convergenze verso progettualità importanti in Urbino si realizza con una facilità e con una disponibilità straordinarie. Ora i compagni di viaggio che sono, come dire, stati sulla navicella in tutte le tempeste sono qui al tavolo, e sono Massimo Raffaeli e Paolo Semprucci, e là tra il pubblico Marcella Peruzzi, che insomma, diciamo, sono saliti in barca fin dal primo momento e hanno con me navigato in questa lunga tempesta del Covid. Ma poi un grandissimo, straordinario aiuto ci è venuto da Tiziano Mancini, da Donatello Trisolino, da Emanuela Braico, e da Luca Polidori, da Emanuele Maffei. Questo gruppo ha realizzato tutta la sezione audio-video della mostra e dei video che troverete poi sul portale della Fondazione Bo, che raccontano nel dettaglio tutta questa esperienza e l'interpretazione che ciascuno di noi ha dato a questo racconto. Ma poi ci sono state tante altre persone, sempre vicine, e le elenco insomma così un po' disordinatamente, dico Anna Rita Berardi, Benilde Guerra, Elena Baldoni, Ermindo Lanfrancotti, Fabio Marangoni, Martina Poridori, Paride Dominici, Tiziana Foglietta,
e anche, aggiungo, Walter Raffaelli, che è l'editore di questa, di questo foglio di mostra, dove noi restituiamo l'intero racconto che Carlo Bo fa del palazzo, mentre nella mostra potrete ascoltare semplicemente una selezione molto efficace, una riduzione molto efficace realizzata da Massimo Raffaelli, che mette in luce anche, direi, la forza civile che c'è in, questa, in questo scritto di Bo, una forza veramente straordinaria. E le sale di esposizione sono all'ultimo piano, sono attigue allo studio ricostruito di Carlo Bo e quindi nel Sancta Sanctorum, e sono stanze di meditazione, lì si può sostare sulle 10 poltrone che abbiamo messo a disposizione per guardare, per ascoltare, per meditare. E questo perché, questo aspetto diciamo meditativo, perché il percorso di Bo nel perimetro del Palazzo Ducale e al suo interno a me è sembrato anche un racconto quasi di spogliazione e di metamorfosi. Come Bo descrive il cortile d'onore in questa luce bianca e viva della pietra, e come se fosse un vestibolo nel quale spogliarsi di ogni preoccupazione quotidiana per salire verso altre dimensioni, e poi il suo ascendere nel racconto attraversando le stanze fino ad arrivare al segreto dello studiolo sembra quasi appunto un racconto ascetico e quasi anche un desiderio di nascondimento, di ricoverarsi e rinfrancarsi in questa couche morbida e calda che è lo studiolo di Federico. Grazie. Grazie, ringrazio sia a nome mio che naturalmente a nome di tutti i collaboratori che, come dicevo all'inizio, fanno tutto quello che possono sempre con grande piacere, grazie al senso di appartenenza che sicuramente sentiamo tutti quanti per questa università e per chi fa qualche cosa di bello per tutti. Adesso quindi, oltre a ringraziarvi di essere stati presenti, dobbiamo recarci a visitare la mostra. Purtroppo, come sapete, le regole antipandemia ci costringono a fare dei gruppi contingentati, quindi le prime 10 persone, dobbiamo naturalmente riservarle i primi 10 posti agli organizzatori e alle istituzioni presenti, e poi però sarà soltanto un passaggio da 13 minuti quanto dura l'ascolto audio delle parole di Bo, e poi tutti gli altri faremo, chi vuole aspettare per il turno successivo, oppure la mostra sarà aperta fino al 22 di dicembre, proprio in base a quanto si diceva. La Fondazione Bo è lieta di accoglierli durante l'apertura della mostra. Grazie a tutti.